Lorenzo Cherubini, Giovanotti, sabato 8:55, qualcuno piace presto. Intanto stanno organizzando dei pullman per venire a Roma a trovare Anna. Cioè, Anna è veramente diventata, diciamo, un oggetto di culto questa mattina. Scopami tutta. No, questa era, quella è Giada. Era Giada. Che anche Giada. Lì si sta muovendo già un partito per Giada. Ecco, no, perché qua dicono: ciao, la casa molto impolverata. Mi mandate Anna che mi pulisce tutto sì, e si mette in ginocchio a pulire. Ecco, Izza da Como, diciamo che si è svegliato. C'è chi dice: dai, è Giada, lo dovrebbero dire tutte così. Vabbè, insomma, prendiamo un attimo una piccola pausa dal nostro venerdì a luci rose, anche rose. Rose, rosette. Anche se piuttosto acceso. Sì, e cosa okay. vuoi, tesoro? E adesso c'è la classifica più importante del mondo, che poi nella settimana di Sanremo veramente la sbaraglia completamente. E poi con l'accento suo e città di brutto. La classifica di Tonuzzo DJ. Show. Ehi, hey, voi, sono Tonuzzo DJ, io ci sono, voi ci sei? Ci siamo, Tonuzzo, come va? Problemi oggi? Certamente, Emmy. E perché, Tonuzzo, che ti è successo? Niente, Emmy, sono a Sanremo come inviato speciale di Radio Calabria International e non mi vogliono far entrare. Ma no, dai, davvero, perché non ti vogliono far entrare? Che è successo? E perché? Perché davanti alla porta c'è uno stronzo che mi dice: non ti faccio entrare perché tu sei un tipo fuori, quindi non insistiscere. Allora che significa fuori? E allora io gli ho detto: comba, guarda che usaccio che sono un tipo fuori, ma se tu mi fai entrare, dopo divento un tipo dentro anche io. Come sbaglio, scusa? In effetti la tua teoria non fa una piega, ma poi che è successo? Dai, dici. E niente, ha chiamato la polizia e non psichiatra. Ha fatto bene, Tonuzzo. Se inizi la classifica la chiamiamo anche noi, psichiatra. E ci mancherebbe, me sono qui appostamente per voi. Inginiamo subito con il terziario posizione in classifica di questa settimana, dove troviamo Ale Masta e Cocco, parodia di Never Leave You di Lumidi. Numero 3. Let's go. Cocco, Cocco, Cocco? È di Cocco Bello? Mi sa. Cocco, ero senza lavoro da 2 mesi, mannaggia, ho detto cambio vita, adesso vendo il cocco in spiaggia, con la mia canottiera e 30 quintali di pancia, adesso urlo, dai che tutto ad 1,50 euro, non è che non mi piaccia, sia chiaro, ma prima il posto fisso ce l'avevo, però solo sul divano, ho detto devo fare qualcosa, serve una svolta, il lavoro era come una favola, c'era una volta, ho provato il cameriere, il barista e il muratore, all'esse lunga in cassa, ma quella integrazione, magari sto lavoro non mi cambierà la vita, però almeno prendo il sole, sono circondato da figa ed urlo, capo! Cocco, cocco, cocco. E mentre ero seduto che cambiavo canottiera, mi sento urlare dietro, era la guardia costiera. Hey. Mi dicono che mi denunciano se non mi blocco, ma dai ragazzi vi regalo 2 pezzi di cocco. Mi portano in questura e mi lasciano in mutande, scrivono sul verbale è un venditore ambulante. Però ad un certo punto arriva pure il comandante, che mangia il cocco e dice: voglio una cassa all'istante. Pure il maresciallo ha detto che minchia lo butti, 5 minuti dopo se lo mangiavano tutti. E adesso pure quando stanno nel posto di blocco non fanno più le multe, tutto quanto tempo mangiano il cocco. Cocco. Era il terzino di questa settimana occupizzato da Ale Masta con Cocco. Al secondario posizione invece ci aspettizza Rocco Tieni Duro, parodia di Guerriero di Marco Mengoni. Ancora nella classifica? Sì. Tiene duro. Let's go. Io sono un guerriero duro giorno e notte, se non c'è da mangiare sai chi se ne fotte. Tanto per pescare sarò io la manna, porta tu la lenza che io c'ho già la canna. Nelle prove a squadre faremo il trenino, resta tu davanti, aspetterò il tuo inchino. E se vuoi chinarti per prendere il cocco, devi stare attento se c'è dietro. Cocco protagonista oggi, eh? Amore, il mio è grande, amore, non ci credi. Se mi sdraio a pancia sotto sembra che sto in piedi. E sopra quella spiaggia balleremo il samba, che mi chiamano Tochigno con la terza gamba. Vedrai sarò forte amore come un muro, grideremo fra le palme Rocco tieni duro. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai,
ma se mi passi davanti non chinarti mai. Emmy era lo scendimento di una posizione dalla primaria alla secondaria per Rocco Tieni Duro. Ed ora, come sempre, il nostro primario posizione della classifica più cliccata del Debbie. Prenduto e occupizzato con piacere da Cossu e Zara. Parodia di Miley Cyrus, Breaking Ball. No, numero uno, eh. Let's go. Io che sognavo di far la modella per Dolce Gabbana. E invece? E invece sono una casalinga, ma porca puttana. Tu che esci tutte le sere, ti credi ancora un ragazzo. Beh. E invece sei soltanto una lurida e merita testa. No, di... oh, perché? Ma guarda quanto c'è da fare. Ci sono i bimbi da lavare. Con loro fai il papà. Questo è quello che ti dice sempre tua moglie, Pippo. Ma anche quella di Simone. Cossu e Zara al primario posizione della nostra classifica, che anche per questo venere è sopraggiunta lo sterminio. Sì, vabbè, le guerre puniche, Tonuccio. Sì, la battaglia di Waterloo. Vabbè, dai, forza, andiamo con lo sponzo. Esattamentissimamente, Liemi. Ehi, tu, sì? Sei stanco dei soliti vestiti costosi? Sì. Che dopo due giorni che te l'hai venduti sanno di kebab? Delle mutande che ti rimangono attaccate alle parti intimidate? Oh! E dei causetti che diventano ben presto i tuoi secondari piedi? Allora vieni con fiducia alla Boutique del Dragone di Zujuan e Zujidoz. Dal primario compri e dal secondario lo paghi alla cassa, possibilmente in contanti e senza rompere la minchia con lo scontrino. Pure! Secondo me c'è di mezzo la Yakuza, eh! La Boutique del Dragone, strada statale 18 a Paola, in provincia di Cosenza. Apruti anche la notte. Sì, vabbè, Tonuccio, alla prossima settimana con la nostra prossima classifica. Certamente, Emily. E mi raccomando, come sempre, non venite a mancare! Pensavo, Giovemmi! Coba, Coba, per favore fammi entrare, che sono il cugino intimo di Lara Fabian. Eghia, per cortesia, ti prego. Fa transare, un'intervista, dai. Su Radio Calabria Internet. Sì, dai, sì, ciao Tonuccio! Ciao! Vai, vai.